Ciao ragazzi, amici modellisti, sono sempre io Carmine, il vostro modellista di fiducia. E adesso andremo a snocciolare un po' quelli che sono più argomenti un po' più pertinenti e più che ci avvicinano al mondo del modellismo e ci fanno capire alcune cose più importanti per quando si vanno a fare le gare e per come incominciare a capire quali sono i rapporti da utilizzare sulle varie piste e quindi andremo a vedere un po' con tutte queste caratteristiche. Ovviamente io parlo in questo caso parlo di X-Ray perché è quella che utilizzo io, quindi andremo un po' a snocciolare quelli sono gli argomenti per quanto riguarda X-Ray e quindi i rapporti che utilizza X-Ray. In questo caso X-Ray NT1. Diciamo che rispetto ad altri rapporti sono diversi. L'unica che utilizzo mi sembra che Serpent è rimasta a questi rapporti un po' più grandi, mentre gli altri utilizzano dei rapporti più piccoli, cioè delle corone come dentatura. E dei pignoni come dentatura più piccoli, quindi si andrà a sviluppare ovviamente una velocità di rotazione maggiore sicuramente perché ha delle masse insomma sospese più piccole e con la velocità centrifuga questo comporta degli sforzi minori rispetto ad avere delle corone più grandi tipo queste X-Ray. Diciamo che essenzialmente X-Ray utilizza quattro corone per la prima marcia e tre corone per la seconda marcia, poi utilizza quattro pignoni per la prima marcia e quattro pignoni per la seconda marcia. Io in questo caso ci manca un pignone che non utilizzo quasi mai, ma ce l'ho a casa, ma non lo utilizzo mai. E una corona anch'essa che non utilizzo mai, non l'ho mai utilizzata, è troppo piccola come dentatura per quello che è il nostro range di utilizzo. Diciamo che essenzialmente poi X-Ray differenzia due tipologie di corone, cioè le fa quelle normali in una plastica o che vuol si dire un compound di materiale plastico carbonio da renderle abbastanza dure. Diciamo che X-Ray ha dei materiali che secondo me fino a poco tempo fa erano dei materiali al top, cioè nessuno li uguagliava secondo il mio parere. Poi ovviamente ci sono altre case che si sono eguagliate come materiale, però essenzialmente X-Ray ha avuto sempre dei materiali di ottima qualità, sia per quanto riguarda corone, bracci e cinghie. In questo caso però direi che ha fatto un ottimo lavoro. Quindi come vi stavo dicendo, utilizzo questo materiale in plastica standard o in questo altro materiale che è un materiale tipo si chiama grafene. Si nota già dal colore che è una colorazione più che va sull'opaco, e poi alla parte posteriore, qui c'è la flange, ma ve lo faccio vedere con quest'altra, c'è una piccola lettera, se ve lo riesco a far mettere a fuoco, eccolo qua, c'è scritto G, c'è una G, quindi questo si differenzia da queste altre perché sono in grafene.
è un materiale, diciamo, io le ho provate e non ho mai cambiate, mai. Sono indistruttibili come corona. Hanno un costo che è il doppio degli altri, però essenzialmente hanno fatto una cosa eccellente. Quindi comprare un set di queste corone equivale a dire utilizzare per sempre. Ovviamente io mi sto dedicando in questo caso a chi utilizza per andare in pista la macchinina e quindi deve avere questa scorta, sia la scorta di corona che ovviamente perché può capitare che queste o toccano su un cordolo perché è una parte esposta del modello o toccano sul cordolo oppure perché l'accoppiamento tra la corona e il pignone non è stata fatta in una maniera ottimale e quindi c'è uno scostamento, cioè non sono state avvicinate a un certo punto ma sono state lasciate più distanti. E allora avviene lo scoronamento, quindi il pignone, che è la parte più dura, va a mangiare tutta la parte esterna della corona. Questo può avvenire anche quando il motore non è fissato sopra al telaio in una maniera adeguata. Quindi si può muovere e far allontanare, oppure addirittura troppo avvicinare e creare un gioco, quindi un aumento delle temperature che portano poi allo scoronamento, cosiddetto scoronamento. E può capitare, è capitato anche a me, è capitato a tanti, anche quelli piloti forti, può capitare uno scorrimento e rovina così tutta la gara. Quindi diciamo che le corone partono dal 57 che io non ho, non lo utilizzo quasi mai. 57 che con 57 noi andiamo ad identificare il numero di denti, questo è 58. Quindi 58 denti. 59 denti, 60 denti in grafite. Poi, questo è per quanto riguarda la prima marcia. Poi, seconda marcia. Partiamo dal 53, grafite. 54, grafite. 55, standard. Queste sono le corone che utilizza X-Ray. Mentre per i pignoni sempre in marcia, andiamo a identificare i denti dal 15, 16, 17, 18. Io in questo caso il 15 non l'ho a casa, come il 57 credo di averla, ma non l'ho mai utilizzato, e anche il 50, il 15 non l'ho mai utilizzato. Poi vi spiegherò anche perché. E poi come pignoni, seconda marcia parte dal 20, 21, 22, 23. Anche in questo caso il 20 non lo utilizzo mai, e il 23. Fondamentalmente noi andiamo a utilizzare quelli che sono i pignoni centrali, che sono quelli che si utilizzano maggiormente. Quindi questi sono i materiali che fa X-Ray, che utilizza X-Ray. Questi sono in alluminio, a volte possono essere più chiari, più scuri, dipende, alcune volte li ha fatti neri, ma è sempre alluminio, viene anodizzato, casomai, o viene fatto un trattamento di indurimento, ma X-Ray utilizza sempre questa tipologia di pignoni. Questa tipologia di pignoni ha una sua filettatura interna, i pignoni, che vanno ad assemblarsi sulla campana X-Ray, oppure qualcuno che le produce. Di sua fattura, tipo l'SRC, però le fa sempre per filettatura X-Ray. Perché se io questi le volessi andare a montare sui Capricorn, sulla campana Capricorn, non monta. Serpent una volta montava, non so se attualmente monta, Mugen non è addirittura no. Questi mi vengono in mente adesso, quindi più o meno ognuno si mantiene su un suo standard e quindi ogni pignone va montato sulla sua campana che esce di scatola all'interno del modello. Quindi corone di prima marcia, io l'ho avvitata su una flangia leggera light, cuscinetto INA che sono i migliori che ci stanno, vetrina in alluminio. Perché queste se vanno avvitate basta poche volte le cambiamo quando faccio questo cambio di rapporti. Mentre come seconda marcia c'è una flangia standard, adesso l'hanno fatta indurita, cioè è un poco più doppia e ha dei segmenti qui fresati all'intorno per raffreddarla. All'interno c'è un cuscinetto suo che io non
Ingrasso poche volte perché evito che il grasso vada all'interno della parte dove si va insomma, ad accoppiare dove si vanno a accoppiare le massette. E quindi poi mi porta uno scivolamento, la macchina non cambia e quindi poi devi esaurirti a pulirlo fino a quando. Quindi meno lo ingrassiamo, utilizziamo un grasso abbastanza denso che rimane all'interno. Questo cuscinetto all'interno messo a pressione si può togliere dall'interno, però bisogna riscaldarlo perché altrimenti si rovina. Come notate, ha una massetta che è piccola, si è adeguata X-Ray da un po' di tempo, ormai la faceva più grande, adesso ha un diametro più piccolo, quindi permette di avere una rotazione maggiore, anche se le corone hanno un diametro maggiore rispetto alla concorrenza. Queste vanno accoppiate in questa maniera. Ci sono dei piolini che si accoppiano con questi fori, eccoli qui, e poi si mettono le tre viti, che sono delle viti speciali perché sono piccolissime rispetto alla vite classica svasata. Escono all'interno del kit, mai perderle, sono le tre uniche viti che escono, non ce ne sono più, se no bisogna farle al tornio, è complicato. E quindi mettere queste tre viti, qui le utilizzo, lascio le loro. Lascio le loro perché non riesco a farle in alluminio, altrimenti le avrei utilizzate anche quelle in alluminio. E quindi si accoppia. Una volta che abbiamo appoggiato le flange alle corone e abbiamo preparato la nostra campana con un rapporto prima e seconda marcia che vanno affidati, ecco qua il nostro bell'accoppiamento. Eccolo qua, accoppiamento corone-pignone. Ovviamente questo accoppiamento va fatto in una modella a motore montato con la frizione e ci deve passare un leggerissimo, io dico ci deve passare un foglio di carta come spessore, un leggerissimo gioco ma leggerissimo che mi permetta la scorrevolezza del tutto e non troppo, ovviamente se no si scorona. Scorniamo anche queste qua in grafene se il gioco è eccessivo. Questo è l'albero dove va alloggiata la poleggia, il trascinatore del freno e qua è tutto quanto il gruppo cambia. Allora, questa qua è la massetta, sono composta appunto da due massette in materiale plastico, tenute su un supporto in acciaio, in questo caso lo fai da acciaio perché deve resistere a questi forti strappi che ha. Qui ci va messa la spina all'interno che va messa sull'albero. Adesso la faccio vedere. Eccola qua. Mettiamo la spina, facciamo conto che l'albero qui sia montato, poi assembliamo, mettiamo la massetta e sopra mettiamo la flange. Due massette sono tenute attorno a questo elemento in metallo che non è altro che il supporto delle massette da due viti che sono all'interno, quello che sono scese adesso, e queste due viti sono spessorate da una molla e quindi ci permettono di creare una certa tensione sulle due massette e di avere un'apertura. Ovviamente più stringo, più le molle fanno forza e più questa apertura diventa dura con la forza centrifuga. In più ci sono due grani, messi uno qui e l'altro dall'altra parte, che servono a regolare quello che è il gioco dell'elemento supporto sulla masetta. Questo ci deve essere sempre. Anzi, rispetto allo standard che dice che questo grano deve essere avvitato fino al bordo, io lo stringo sempre un po' in più perché è eccessivo il gioco che dà tenendolo in questa posizione. E quindi lo stringo un po' in più in modo da avere questo gioco delle massette sul supporto. Questa vite va portata da scatola, va portata al bordo, cioè la parte superiore della vite deve andare a sfiorare il bordo. Ovviamente queste regolazioni le facciamo in pista, cioè avere la cambiata prima o dopo la facciamo in pista. Quindi, come vi dicevo, più andiamo a stringere questa vite e più la molla fa forza, quindi più
è difficoltosa l'apertura, e quindi significa che la macchina, per passare dalla prima alla seconda marcia, avrà bisogno di regime di rotazione più alta, e quindi tarderà a cambiare. Quindi noi ci dobbiamo affidare in pista a un rapporto giusto, a seconda della pista, delle curve, l'uscita da una curva rispetto a, prima di affrontare un'altra. Perché ovviamente se abbiamo una macchina che cambia subito, risulta essere più, diciamo, io dico moscia, nel senso che fa fatica, ovviamente dipende pure dal motore che uno ha. Però se uno ha una macchina se uno ha una macchina che invece cambia più tardi, noi arriviamo nella prossimità dell'altra curva con una macchina che cambia e quindi ti porta ad avere una spinta maggiore. La cambiata deve avvenire al centro tra le due curve, essenzialmente, in modo da avere la possibilità di cambiare e arrivare all'altra curva con una macchina che non si scompone. Questo è il senso. Quindi noi ci regoliamo in pista tutte queste accortezze. Questa è una cosa che si fa. Arrivati in pista, la prima cosa che faccio è mi provo i rapporti, quindi trovo, se è una pista che è nuova, mi troverò dei rapporti che più o meno si adeguano alla pista e al mio motore. Queste massette ovviamente hanno bisogno di un suo rodaggio all'inizio, perché la parte che tocca è questa, essenzialmente, si vede che è consumata. Quindi hanno bisogno di un suo rodaggio per trovare quella posizione ottimale, anche se di scatola, una volta avvitato, già la macchina cambia. Io lo faccio da fermo, quindi do leggermente gas, leggermente mano a mano avanzo fino a quando sento che la macchina cambia. In quel modo io mi accorgo che la macchina cambia, o se no la metto a terra e la provo in pista e mi accorgo se cambia o non cambia. Però è meglio farlo da fermo perché così evito salire e scendere dal palco. Lo faccio a terra con la cassettina, smonto il cambio e do delle piccole regolate. Qui c'è un grano da 1,5, quindi lo avvito da 1,5. Qui c'è un grano 2 mm in effetti, e quindi da 2 mm, quindi lo vado a stringere, a allentare. Questi deve essere fatto in maniera uguale, destra e sinistra, cioè questa parte che apre qua deve avere la stessa forza di qua, se no il cambio è squilibrato. E quindi questo è importantissimo sul cambio.